Pietro, Giovanni, andate e preparate per mangiare la Pasqua. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Ma uno di voi mi tradirà. Signore, Maestro, chi è? Colui che intingerà il boccone del piatto. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedro, dove c'era un giardino chiamato Getsemani. Allontana da me questo calice! È giunta l'ora a cui il Figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani dei peccatori. Chi cercate? Gesù di Nazaret! Con spade e bastoni siete venuti a prendere, come se fosse un brigante. Di questo giusto, il tuo sangue ricada su di voi e sui vostri figli. Gesù Nazareno, il re dei giudei. Salve, re dei giudei. Forza, cammina! Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Non vedete? Non può più continuare! Non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli. Verranno giorni in cui si dirà: beati i grembi che non hanno generato, e le mammelle che non hanno allattato. Ma chi è voi che vi importa di questi 30 miseri denari? Figli
io lo amavo! Andiamo! Andiamo! E lì la salvezza! Vai via! Egli non ha fatto nulla di male! Voglio morire!